Allora io, perché per 30 anni sono andata nelle scuole a parlare, ho sempre consigliato ai miei nipoti ideali, questi ragazzi meravigliosi delle scuole, di staccarsi da quell'amore verso quel telefonino idiota che li porta a mondi sconosciuti, a mondi che non saranno e non sono per loro, ma sono contro di loro. Di fare la scelta, perché la scelta è così, è di ogni minuto, è di scegliere quale libro leggere e leggere assolutamente, che la cultura è così importante, come rivolgersi ai propri genitori. Qualcuno oggi chiama i genitori per nome, non li chiama più mamma e papà, gli toglie quel ruolo biblico, non so quanto indietro andare, non lo so io. Se Adamo ed Eva si facevano chiamare papà o mamma, forse no, li chiamavano ehi. Come sento spesso chiamare i propri genitori. Io temo sempre di essere quella nonna noiosa che sono. Vorrei però, nel pessimismo che mi pervade, che mi insegue, che non mi dà questa grande speranza, poterne coltivare almeno una, che i giovani di oggi siano capaci di fare la scelta.